Allora, i particolari di questa operazione, soprattutto nell'importanza dell'operazione, c'è una vera e propria infiltrazione di un'organizzazione dedita allo spaccio di sostanza stupefacente che proprio da Napoli si era ramificata sul nostro territorio del Basso Frusinate, Cassino e con ramificazioni appunto del Sud Pontino. Un'altra particolarità di questa indagine è stata proprio l'estrema conoscenza degli uomini, dei miei investigatori, della squadra mobile di Frosinone, oltre che del commissariato di Formia, soprattutto la squadra mobile di Frosinone, dicevo che è proprio lavora con degli uomini a Cassino della sezione criminalità organizzata che operano proprio a Cassino, quindi sono profondi conoscitori del territorio lì di Cassino e delle zone dove lavoravano questi spacciatori, quindi in collegamento diretto con i colleghi di Latina che anche loro sul territorio confinante con Cassino di Formia ha consentito di chiudere praticamente il cerchio su questo gruppo che operava su questo territorio. Quindi diciamo è stata quasi una partita a scacchi in cui hanno operato persone che conoscevano profondamente il territorio perché si agiva contro delinquenti altrettanto infiltrati sul territorio nostro e di Latina. Soleiman 2, perché questa indagine si innesta su una precedente indagine. Sì, si innesta su una precedente indagine il cui nome, diciamo così, chiamiamolo, il nome in codice era stato dato Suleiman, quindi come prosecuzione è stato dato il 2, semplicemente, niente di particolare, insomma. Hanno operato in questa operazione la squadra mobile di Frosinone, quella di Latina e il commissariato di Formia. Le indagini sono state svolte congiuntamente dall'inizio alla fine, proprio perché si trattava di esponenti dediti al traffico di stupefacenti che spacciavano grossi quantitativi di droga nel Cassinate e anche nel Sud Pontino. Quanti ordini di custodia cautelare sono stati in carcere, sono stati emessi? Sono state emesse 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari. E i personaggi arrestati sono di notevole spessore, in particolare c'è il Cerullo Riccardo, che è un personaggio del napoletano di Scampia collegato al clan degli scissionisti, mentre a Aquino, vicino Cassino, è stato arrestato Mastro Nicola Massimo, conosciuto dalle forze dell'ordine e già arrestato e indagato anche per collegamenti con il clan dei Casalesi. Quindi sempre l'attenzione per queste infiltrazioni che arrivano dalla campagna. Sì, è chiaro che questa operazione ha messo in luce un legame tra esponenti, come dicevo, del clan dei Casalesi e degli scissionisti, un legame legato proprio all'attività di traffico e spaccio di stupefacenti, soprattutto nei locali notturni del Cassinate e del Sud Pontino. Che tipo di droga veniva smerciata, soprattutto cocaina? Soprattutto cocaina e in alcuni casi poi portavano anche dei quantitativi di hashish. Sì, praticamente questo gruppo che si attesta nella zona del Cassinate del Napoletano aveva dei addentellati anche nel Sud Pontino, specialmente nella zona di Scauri, Formia, Gaeta, nella zona degli esercizi pubblici, delle discoteche, dove appunto veniva smerciata questa cocaina al dettaglio. L'interessamento chiaramente del commissariato di Formia è subentrato proprio per tal motivo e per i collegamenti poi con la campagna appunto del Cerullo che, come è stato ben detto dai colleghi, appunto è collegato alla criminalità organizzata di quelle zone lì. È vero che questi spacciatori tendono ad avere poca sostanza per cercare appunto di smerciarla con più facilità. Sì, gente smaliziata, gente che sa come affrontare questa attività illecita, come affrontare le forze dell'ordine, però con costanza, con determinazione, alla fine abbiamo avuto la meglio.